Ciao e bentrovato sul canale Il Segreto del Samadhi. Il video di oggi tratta il tema della liberazione dai pensieri negativi e dalle preoccupazioni, al fine di trovare la pace e la serenità. Scoprirai la necessità di svuotare la mente per apprezzare pienamente la bellezza del presente. La storia che ascolterai ti condurrà alla ricerca dell'illuminazione e ti farà rendere conto dell'importanza di connettersi con la natura come spazio di riflessione. Buon ascolto. C'era una volta un giovane monaco di nome Sampen, che desiderava raggiungere l'illuminazione, ma si trovava ad affrontare una sfida costante. Nonostante la meditazione, la sua mente era continuamente assillata da pensieri, preoccupazioni e distrazioni. Il suo vecchio maestro notò le difficoltà del ragazzo e decise di aiutarlo a svuotare la mente. Gli chiese di portare una pesante pietra fino alla cima di una montagna vicina. Lui eseguì. Dopo un'ardua ascesa, raggiunse finalmente la vetta. Tuttavia, una volta lì, si sentiva ancora carico e pesante, sia fisicamente che mentalmente. L'insegnante gli apparve di fianco e gli chiese cosa vedesse. «La pietra che ho portato», fu la risposta. «Cos'altro vedi?» insistette l'altro. Sampen si guardò attorno e si rese conto della bellezza impressionante della montagna e della vastità del cielo. Capì che la sua mente era come quella pietra. Si era concentrato così tanto sul peso dei suoi pensieri che aveva perso di vista la meraviglia e la serenità che quel momento gli stava offrendo. Dopo l'esperienza in montagna, tornò al monastero con una nuova consapevolezza. Trovò un posto speciale vicino ad un lago calmo, dove ogni giorno si sedeva sulla riva, osservando la superficie dell'acqua. Lì poteva lasciare fluire i pensieri liberamente. Con il passare del tempo, la saggezza e l'illuminazione di Sampen si ampliarono e le persone di diverse località giunsero al monastero per ricevere la sua guida. Anche gli altri monaci osservarono la sua trasformazione e furono ispirati a seguire il suo esempio. Un giorno, un giovane allievo si avvicinò a Sampen e gli chiese come potesse svuotare la propria mente. Con un sorriso, lui condivise ciò che aveva imparato dal suo maestro molto tempo prima. Anche in questo caso, il ragazzo seguì gli insegnamenti, ottenendo grandi risultati. Anni dopo, egli stesso divenne un esperto riconosciuto in tutto il mondo. Ormai si era creato un ciclo della saggezza e dell'illuminazione. La chiave di questo racconto è la necessità di diventare consapevoli del momento presente per trovare la pace interiore e vivere appieno la vita. Per svuotare la mente sono utili 5 tecniche di meditazione: la meditazione consapevole, la meditazione della scansione del corpo, la meditazione della visualizzazione, la meditazione del mantra e la meditazione in movimento. E tu, come fai a liberarti dalle distrazioni? Scrivilo in un commento, lascia un mi piace e iscriviti al canale. Ti aspetto nel prossimo video. Buddha ti benedice.